18 coppie, 16 giovani vite, l'orrore che si accanisce sui corpi, una scia di sangue che terrorizza una città e mette l'angoscia ad un'intera nazione. Non si esce più di casa in quegli anni, nelle colline fiorentine. Dal 68 all'85 il maniaco delle coppiette colpisce, squarta, per tutti diventa il mostro di Firenze, il serial killer più brutale che l'Italia abbia mai conosciuto. Nei 40 anni di indagini vengono uccise anche 7 persone collegate all'inchiesta, altre 3 si tolgono la vita, è una maledizione, una saga a tinte forti che diventa un genere letterario e appassiona gli amanti del noir, diventa best seller da esportazione. Io ho voluto bene a tutti, non ho fatto questo male io. Un contadino che va a lavorare la terra, non ha il tempo nemmeno di legarsi le scarpe, come lei ce devo fare? Si dichiara innocente Pietro Panciani, il contadino di Mercatale condannato, poi assolto, morto prima che si celebrasse un nuovo processo. Che lavoro fa lei? Io sono stato a fare delle merende con i Panciani, no? No, scusi un attimo. Oh, allora, no. Vedo che qualcuno le ha già detto cosa deve dire. Con Pacciani andavamo solo a far merenda, ripete per anni Mario Vani, l'ex postino di San Casciano. Poi c'è il pentito Giancarlo Lotti, morto 6 anni fa, e lui a far ritenere ai giudici che ad agire fu un gruppo di semi-analfabeti. Più avanti si fa strada un'altra ipotesi, quella di un secondo livello, professionisti che in cambio di soldi avrebbero usato i compagni di merende per procurarsi macabri reperti per festini e riti satanici. Siamo anestetizzati. Poi mano a mano che questo dolore scenderà, allora comincerò a piangere. È cambiata 20 anni fa, nel 1988, la vita di quest'uomo. Faceva il farmacista a San Casciano, fu accusato d'essere il mandante del mostro di Firenze, almeno per gli ultimi 4 duplici omicidi. Si chiama Alessandro Calamandrei. Ieri la sua vita è cambiata ancora, è stato assolto, non ci sono prove, è di nuovo un uomo libero. Libero anche di raccontare la sua verità. Ieri dunque è forse calato definitivamente il sipario sull'inchiesta fiorentina che per tanti anni ha cercato di smascherare il mostro di Firenze. Ed è calato con l'assoluzione di Francesco Calamandrei, l'ex farmacista di San Casciano. Secondo i pubblici ministeri Canessa e Crini, che ne avevano chiesto l'ergastolo, l'ex farmacista sarebbe stato il mandante, anzi uno dei mandanti, degli ultimi 4 duplici delitti del mostro. Sarebbe stato lui il dottore che pagava i killer Pacciani, Flavi e Lotti per i feticci strappati alle vittime, cioè il pube delle ragazze. Feticci che poi venivano adoperati in una villa delle campagne toscane dove si consumavano orge e riti esoterici e la presenza anche di professionisti insospettabili. Ma ieri, ripetiamo, il dottor Calamandrei è stato assolto e stasera è ospite di Primo Piano. Buonasera, dottor Calamandrei. Buonasera. Noi stasera naturalmente non accenneremo in nessun modo a rifare il processo, neppure entreremo così nei dettagli di vicende che sono stati per anni analizzate, passate al setaccio. Vorremmo piuttosto parlare con lei di come ha vissuto questa terribile vicenda che è durata 20 anni. Lei ha detto: ho vissuto 20 anni con l'accusa di essere il mostro di Firenze. Com'è stato possibile sopportare una simile accusa? Difficile dirlo. Si sopporta pensando che alla fine la giustizia trionferà e quindi verrò scagionato e verrò assolto, se no si impazzisce. E la gente che frequentava, che incontrava, come si comportava con lei? Come si è comportata in questi anni? Sempre benissimo. Io vivo in un paese che si chiama San Casciano, non ho mai avuto da nessuno un minimo accenno se non quelli di solidarietà e di incoraggiamento ad andare avanti. Certamente mi ha aiutato moltissimo anche mia figlia. Di lassù mi ha aiutato anche mio figlio che è morto durante un'udienza e tutti i parenti e tutti gli amici. Non ho mai avvertito da nessuno la sensazione di essere un indagato, di essere uno che può aver commesso minimamente anche un solo piccolo delitto. Senta, dottor Calamandrei, la prima persona ad accusarla di essere il mostro nel lontano 1988 fu la sua ex moglie, oggi gravemente malata di mente e interdetta dal 2000. Anche se i PM dell'accusa sostengono che fosse lucida quando cominciò ad accusarla e che il suo memoriale descrive perfettamente il contesto nel quale maturarono i delitti. Ecco,
Che accuse erano? Insomma, erano generiche, riferivano fatti specifici? Lei comunque è mai riuscito a darsi una spiegazione del perché sua moglie l'accusò? Semplice la spiegazione. Mia moglie è parafrenica. Fin dalla nascita, il CTU, professor Traverso, questo ha detto nella sua perizia su Ciulli Mariella. Nell'85 c'è stato il primo, la prima certificazione della sua malattia. Nell'87-88 ha cominciato a prendere un'ossessione per il mostro di Firenze, accusando me e insieme a me accusando anche altre persone. Io nel 1988 ho avuto la prima perquisizione nella quale credo cercassero le pistole che mia moglie diceva che io detenevo, ma non è stato trovato nulla. Nel 98 ho avuto un'altra perquisizione con interrogatorio fatto dalla polizia giudiziaria e anche lì nella perquisizione hanno preso tante cose, ma nessuna che possa ricondursi a il mostro di Firenze. Nel 2004 ho avuto un'altra perquisizione e questa volta con la consegna di un avviso di garanzia. Ecco, questa è l'iter della mia storia. Nell'88, dopo la prima perquisizione, non ho dato molta importanza alla storia perché credevo finisse lì. Invece poi nel 98 lo stesso credevo fosse una perquisizione fatta a una persona informata sui fatti. Nel 2004 è cominciata veramente il grosso calvario quando mi hanno consegnato l'avviso di garanzia e io mi sono sentito indagato, mi sono sentito spiato nelle piccole e grosse mie cose, sapendo. Ho vissuto per 4 anni sapendo che il telefono era sotto controllo, non sapevo se era seguito o no, non sapevo, quindi è un indicibile tormento. Ecco, perché dottor Calamandrei, sì. Lei Pacciani, Lotti e Vanni, cosiddetti compagni di merenda, li ha mai conosciuti? Li conosceva? Allora io Pacciani non l'ho mai visto, l'ho visto soltanto al momento che è venuto in televisione, però di persona io non l'ho mai visto. Vanni lo conoscevo perché era il postino che veniva a prendere le medicine in farmacia e come veniva nella mia farmacia andava anche nell'altra farmacia di San Casciano per portare i medicinali a Monte Firidolfi. Che è una frazione di San Casciano. Lotti io lo conoscevo come, scusate la parola, ma il grullarello del villaggio, ma io non ci ho mai parlato, l'ho sempre visto da lontano passare perché il centro di San Casciano è molto piccolo. C'è una testimonianza di un avvocato secondo la quale Pacciani gli confidò che lei era appassionato di magia, di sette sataniche. Non sì. Si è mai interessato a queste cose, no? Non mi sono mai interessato di magia. E soltanto che questo avvocato che si chiama Fioravanti ha detto queste cose, ma contemporaneamente Pacciani gli ha scritto una lettera nella quale diceva: ma che cosa stai facendo, che cosa stai dicendo, te stai portando su una strada diversa da quella che in realtà è. Quindi praticamente Pacciani ha smentito quello che Fioravanti ha detto. Quindi anche qui non c'è. Qui c'è una lettera scritta da Pacciani a Fioravanti, nella quale smentisce tutte queste cose. Quindi mi sembra
Prima di andare avanti, ripercorriamo brevemente la sequenza tragica dei delitti del mostro di Firenze. Sentiamo. 16 vittime tra il 68 e l'85. 8 duplici omicidi avvenuti nelle campagne fiorentine. Coppie di giovani uccisi con una pistola Beretta calibro 22 e sfregiati agli organi genitali con un coltello affilato. Omicidi consumati quasi sempre poco prima della mezzanotte di giornate prefestive, durante notti d'estate senza luna. Il nome di Pietro Pacciani compare per la prima volta nel settembre dell'85 in una segnalazione anonima inviata ai carabinieri, pochi giorni dopo l'ultimo delitto attribuito al mostro di Firenze. Nel gennaio del 1993 la polizia arresta il contadino di Mercatale. Dopo un anno comincia il primo processo e nel novembre 94 arriva la condanna, ergastolo. Pietro Pacciani resta in carcere 1110 giorni, poi nel febbraio 96 viene assolto in appello, ma alla fine dello stesso anno la Cassazione annulla la sentenza e riapre le indagini. 2 anni dopo Pacciani viene trovato morto nella sua casa di Mercatale, apparentemente per un infarto, ma nel 2001 la Procura di Firenze aprirà un'inchiesta contro ignoti con l'ipotesi di omicidio per avvelenamento. Senti, io... Tra 25 anni. Gli investimenti sono... Interrogatorio fatto dalla polizia giudiziaria e anche lì nella perquisizione. Parlato di prelievi sui corpi delle vittime eseguiti su commissione e per riti satanici. Nell'agosto 2001 la squadra mobile di Firenze consegna alla procura un rapporto che rivoluziona le indagini inviate ai carabinieri, pochi giorni dopo l'ultimo delitto attribuito al mostro di Firenze. Nel gennaio del 1993 la polizia arresta il contadino di Mercatale. Dopo un anno comincia il primo processo e nel novembre 94 arriva la condanna, ergastolo. Pietro Pacciani resta in carcere 1110 giorni, poi nel febbraio 96 viene assolto in appello. Ma alla fine dello stesso anno la Cassazione annulla la sentenza e riapre le indagini. 2 anni dopo Pacciani viene trovato morto nella sua casa di Mercatale, apparentemente per un infarto, ma nel 2001 la Procura di Firenze aprirà un'inchiesta contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio per avvelenamento. Il mese dopo la morte del principale imputato del processo, nel marzo 98, la Corte d'Assise condanna i compagni di merende, ritenuti complici di Pacciani, Mario Vanni all'ergastolo e a 30 anni Giancarlo Lotti, il pentito, che aveva parlato di prelievi sui corpi delle vittime, eseguiti su commissione e per riti satanici. Nell'agosto 2001 la squadra mobile di Firenze consegna alla procura un rapporto che rivoluziona le indagini sul mostro. L'ipotesi è che dietro i 16 omicidi ci sia una setta dedita a riti satanici che, secondo l'accusa, avrebbe commissionato i delitti del mostro per avere parti anatomiche, organi genitali, pezzi di cadavere da utilizzare nel corso di riunioni segrete in una villa sulle colline San Casciano, nel Chianti. Senta, dottor Calamandrei, lei ha sempre negato anche di aver mai conosciuto Francesco Nerducci, il medico perugino trovato poi morto nel lago Trasimeno, sospettato anch'egli far parte di questo secondo livello, cioè i mandanti dei killer. Secondo alcune testimonianze passò anche per la sua farmacia il dottor Nerducci. Ma io non l'ho mai conosciuto né visto. Io ho saputo dell'esistenza di questo dottor Nerducci il momento che ho avuto l'avviso di garanzia, perché da quel momento mi sono occupato un po' più da vicino di queste storie. Però io non lo conoscevo, non lo conosco. Che idea si è fatto lei dei delitti del mostro di Firenze? Insomma, di questa storia si è dovuto occupare, se non altro per potersi difendere. Lei pensa che possa essere veramente esistito un secondo livello dei mandanti? Ma per quanto mi riguarda, no. Perché se io fossi un mandante, certamente non avrei mandato una truppa di quel genere a fare le scissioni e portarmi.
Poi, fra l'altro, se noi si vuole analizzare bene queste, queste accuse che mi dicono, che dicono che io ho, ho pagato per avere dei referti da portare a una villa vicina a San Casciano dove si consumavano delle orge, posso dire che io sono accusato dell'omicidio dell'82, dell'83, dell'84 e dell'85. Allora, io dovevo portare a un certo Reinecker, che è uno svizzero che abitava in quella villa, dovevo portare a lui i feticci. Allora, nell'82, nel duplice omicidio dell'82, non esiste escissioni, per cui non esistono feticci. Nell'83, il duplice omicidio di Giogoli è di due uomini e non ci sono escissioni. Quindi già due io non ho portato, non posso aver portato nulla. Nell'83 Reinecker scappa da questa villa perché indebitato per 40 milioni con il proprietario. Quindi io a chi gli consegno questi feticci? Quindi 82 non ci sono escissioni, 83 non ci sono escissioni, 84 non c'è più chi mi ha ordinato questi feticci. Nell'85 lo stesso, e allora mi dite dove è il collegamento fra i feticci e il posto dove si doveva fare queste orge. Lei naturalmente conosce molto bene Michele Giuttari, l'ex capo della Mobile di Firenze, poi della squadra Antimostro, poi diventato, come sappiamo, scrittore di successo e anche con libri dedicati, ispirati a questa storia. L'ultimo è Il Mostro, anatomia di un'indagine, edito da Rizzoli. Ecco, noi abbiamo chiesto un parere a Giuttari sugli sviluppi della vicenda, sulla sentenza di ieri del Tribunale di Firenze, e Michele Giuttari intanto ci tiene a dire che l'inchiesta sul Calamandrei riguarda non lui, lui non c'entra niente, dice, ma il pubblico ministero Canessa. Ma sentiamo. Certo che questa sentenza deve fare riflettere, deve far riflettere un po' tutti. Sarà interessante leggere la motivazione. Si intuisce che sia stato prosciolto in base al secondo comma dell'articolo 530 e quindi per insufficienza di prove. Evidentemente il fumus esisteva, quindi giustamente la procura ha fatto il suo dovere, ma evidentemente non ha raccolto un quadro probatorio sufficiente sia per un'assoluzione piena, ancor più che nei sensi del primo comma del 530, sia per un'eventuale condanna. Sono comunque contento per il farmacista, che se non è coinvolto in quei fatti è bene che sia stato assolto e che venga assolto in un eventuale processo di appello, quindi sono molto felice per lui. La seconda cosa invece che tengo a precisare, perché non si creino false aspettative, dico questo oltre che in base alla mia esperienza ultra trentennale di investigatore, anche come un investigatore che ha dedicato tanti anni della propria vita professionale a questo caso e quindi che conosce questo caso con tutta probabilità meglio di chi talvolta esce sulla stampa con ipotesi che sono soltanto frutto di fantasia. Ecco, la seconda cosa, dicevo, è che non vorrei si creassero delle false aspettative. Secondo me questa vicenda del Mostro di Firenze ormai si può considerare chiusa, ma si può considerare chiusa perché i tempi fisiologici, il ritmo dell'indagine che l'inchiesta aveva assunto a partire dal 95 fino alla sentenza di condanna definitiva ai cosiddetti compagni di merenda del 26 settembre 2000, a un certo punto sono stati falsati, sono stati prima rallentati, poi addirittura falsati,
sono subentrati dei motivi che hanno portato alla rottura dei miei rapporti col pubblico ministero già dal 2004, per via di una serie di circostanze che per me erano interessanti in questa indagine. Voglio fare riferimento al fazzolettino di sangue dell'85 sul luogo dell'ultimo delitto, alle buste recapitate dei pubblici ministeri dell'85 di cui ho appreso durante il processo a Calamandrei che queste buste si sarebbero negli ultimi tempi non sarebbero state trovate, e la cosa mi ha destato meraviglia perché fino a quando le ho custodite io in ufficio queste buste c'erano. E allora ecco che una vicenda che a un certo punto ha preso un corso non più naturale, e considerato anche il lunghissimo lasso di tempo che è trascorso, considerato anche che il tempo certamente gioca a sfavore per chi indaga, credo che sia una pagina ormai definitivamente chiusa. Ecco, dottor Calamandrei, anche secondo lei è una pagina chiusa e il nostro di Firenze è libero? Ma io assolutamente non posso sapere nulla di questa storia. Se ci sono degli investigatori, me mi hanno assolto, mi hanno condannato fin dall'inizio perché mi hanno rovinato la vita, sicuramente, sia come salute che come tutto, ma se ci siano ancora dei mandanti oppure degli assassini, io questo non posso saperlo, no, non lo so, via, come posso saperlo? Potrà mai in qualche modo essere risarcito? Non esistono risarcimenti. In questo caso non esiste risarcimento. Bisogna mi metti le ferite da solo e vado avanti. Perché chi mi risargisce? Io sono qui per cercare di far capire ai telespettatori che mi guardano che io in questa storia non c'entro nulla. Io voglio andare via a testa alta. Questo è l'unico risarcimento che posso avere, perché la legge non prevede risarcimenti in questi casi. Dico risarcimenti materiali e né morali. La ringrazio, dottor Calamandrei. Arrivederci.